Pitelli, storia infinita, e non può che definirsi così, la storia del rinvenimento di questi giorni di altri fusti nella zona della collina, ormai nota agli spezzini, e oggetto di tanti, di fiumi di articoli, di giornali, di libri. La gente ovviamente ogni volta è un campanello d'allarme, continua a essere spaventata e chiede delle certezze, certezze che però fino adesso nessuno probabilmente non può neanche dare, ecco, nel senso che è talmente tutto ancora fumoso che non si riesce a arrivare al capolinea di questa vicenda. Sicuramente tutti parlano di bonifica, ma di bonifica non si può parlare perché quella che è in atto è una messa in sicurezza e la messa in sicurezza non si sa fino a quanto potrà rendere sicuro la zona e fino a quando, perché dipende dai venti che si possono verificare, anche atmosferici, di qualsiasi genere. Quindi resta questa grande incognita, noi il dovere di seguire comunque questa questione per cercare di informare le persone che abitano in quel posto, ma anche le persone che abitano altrove, nella nostra provincia, che nutrono comunque una certa preoccupazione su questi eventi. Stasera, per affrontare l'argomento, abbiamo con noi l'assessore all'ambiente del comune della Spezia, Davide Natale, Buonasera. abbiamo Sarti Stefano di Lega Ambiente, Sondra Coggio, giornalista del secolo XIX, e Cuciniello che è dei comitati Pitelli, no? Comitati Spezia, e Giulio Gueri che è consigliere comunale. Con loro Buonasera. cerchiamo di affrontare un po' l'argomento anche perché tutte queste persone, tutti questi nostri ospiti a vario titolo se ne stanno occupando ormai da anni e quindi ci possono mettere più al corrente di qual è la situazione. Io direi, come sempre, di partire con la scheda introduttiva sulla quale poi possiamo avviare un dibattito. Ecco. E la scheda è stata curata da Sara Cadenotti. Collina di Pitelli. Il dato inconfutabile di un paesaggio deturpato è quello da cui partire per ripercorrere un capitolo dolente delle cronache locali, conosciuto da tutti come lo scandalo della Collina dei Veleni. Un caso esploso nel 1996 grazie alle inchieste del magistrato Luciano Tarditi della Procura di Asti, al fianco della Guardia Forestale di Brescia, e sul quale si concentra tutt'oggi l'attenzione della Procura della Spezia. Non più tardi della scorsa settimana, un nuovo sopralluogo a Pitelli degli uomini del nucleo investigativo della Forestale, insieme ai colleghi dell'Unità Nazionale di Repertazione e Indagine Scientifica, ha portato infatti alla luce un nuovo deposito di rifiuti tossici a 9 metri di profondità, in un'area non censita ufficialmente come discarica. Quel fronte di montagna brullo sopra i cantieri di Ruffino, che si vede bene arrivando in città dal mare, è dunque solo la punta dell'iceberg di una vicenda che presenta ancora troppe zone d'ombra. L'area compresa tra Pagliari, Ruffino, Pitelli e Maggiano è riconosciuta come sito di alto valore paesistico già dal 1939, tanto che nel 1962 il piano regolatore generale del Comune della Spezia prevede che qui si realizzi un parco e una zona residenziale. Ciononostante, nel 1976 il Comune autorizza la Contenitori Trasporti a realizzare sulla collina di Pitelli un deposito di materiali inerti. 3 anni dopo viene autorizzato anche il conferimento di rifiuti industriali e all'inizio degli anni Ottanta vengono segnalati metalli pesanti nei campioni d'acqua prelevati a valle del muro di contenimento della discarica. Ciò non comporta cambi di rotta, cambiare è solo la natura dei permessi rilasciati dalla Regione, che diventano a tempo, anche se puntualmente rinnovati. Nel 1984 l'operaio Giuseppe Stretti, impegnato nel trasporto di alcuni fusti a Pitelli, muore dopo essere entrato a contatto con le sostanze in essi contenute. Non viene disposta alcuna autopsia, avverrà 13 anni dopo.
Nel frattempo si susseguono i sequestri e i dissequestri della discarica, prima di arrivare alla chiusura da parte della magistratura nel 96, anno in cui iniziano le indagini che nel 2003 porteranno a processo 82 imputati tra tecnici e amministratori privati e pubblici, chiamati a rispondere di reati tra cui corruzione, abuso d'ufficio, falso in atto pubblico e associazione a delinquere. Tutti i capi d'accusa che al pronunciamento della sentenza l'11 marzo del 2011 sono caduti in prescrizione, ad eccezione del reato di disastro ambientale che la magistratura non ravvisa, il che si traduce nell'assoluzione per insufficienza di prove degli 11 imputati rimasti alla sbarra. All'indomani di un processo che desta delusione e indignazione in primo luogo tra i cittadini che per primi hanno denunciato lo scempio dei camion che salivano a portare rifiuti anche di notte, resta quindi una bonifica da fare. Sono 3.000 le tonnellate di rifiuti tossici nocivi rinvenuti dalla forestale in due delle quattro vasche della discarica ispezionate. Come se non bastasse, nel gennaio 2013, l'allora ministro all'ambiente Clini toglie il sito di Pitelli dal programma nazionale delle bonifiche, declassandolo a sito di interesse regionale. È quindi la regione ad assumersi gli oneri delle procedure e degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica. Intanto, alla fine dello stesso anno, il 2013, vengono desecretati gli atti del 97 dell'inchiesta parlamentare sulle attività illecite legate al ciclo dei rifiuti. Il pentito del clan dei Casalesi, Carmine Schiavone, racconta dei traffici di materiale radioattivo che legano Nord e Sud Italia. Alla Spezia sarebbero arrivati cassette radioattive e fusti dalla Germania dell'Est. Prende quindi sempre più corpo il timore che sepolto nella collina possa esserci di peggio. Già nel 95, sui traffici di cui parla Schiavone, sulle navi caricate di rifiuti radioattivi e lasciate affondare, indaga anche Natale Di Grazia, ufficiale della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria. Le sue indagini, a dicembre di quell'anno, lo portano alla Spezia, a una svolta decisiva, ma De Grazia muore prima di arrivare in città. È stato avvelenato, lo accerta nel 2013, il quarto esame autoptico disposto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta. Ed è dalla documentazione su cui De Grazia sta lavorando nel 95 che la commissione d'inchiesta, presieduta da Alessandro Bratti, intende ripartire per far luce su Pitelli e sul ruolo della Spezia nei traffici transfrontalieri di rifiuti storici o recenti. Lo ha affermato lo stesso Bratti a gennaio in occasione della visita della nuova commissione in Liguria, partita proprio dalla Spezia. Guardi, partiamo da lei, perché lei ha fatto un'interpellanza su questo argomento dopo il rinvenimento dei corpi. Doverosamente. Come lei, hanno fatto interpellanza in Regione, anche il consigliere Battistini del Movimento 5 Stelle, chiedendo peraltro il ripristino del sito, che venga considerato sito di interesse nazionale, anche se il sindaco Federici, per la verità, in commissione parlamentare aveva osservato, in una commissione parlamentare convocata proprio su questo argomento, che in 10 anni il fatto di essere in questo sito di interesse nazionale non aveva comportato nessun beneficio per il lavoro lì. Però questo poi magari ne parliamo. E sempre un consigliere comunale, che è Ferraioli, ha detto che renderà pubblici i lavori del secondo semestre di questa commissione consigliare che si occupa dell'indagine conoscitiva sulle bonifiche, e annunciando che chiederà un prolungamento di altri 6 mesi per un altro semestre, alla luce proprio di quello che sta avvenendo. Comunque praticamente la commissione speciale che si occupa di indagare sullo stato di attuazione delle bonifiche, le problematiche relative alle condizioni dei siti altamente inquinati che abbiamo nel nostro territorio, con riferimento a Pitelli e non solo, pensiamo all'area XIP, ha terminato il semestre che era stato assegnato dal Consiglio Comunale al momento della costituzione di questo organismo di controllo, e alla luce del fatto che le problematiche oggetto di monitoraggio non sono assolutamente da considerarsi risolte, va da sé che i lavori di questa commissione saranno rinnovati, e su questo c'è già stata una decisione unanime dei rappresentanti dei gruppi consigliari, quindi nei prossimi giorni riprenderemo le attività, che comunque fino ad oggi si sono svolte con un'attenzione a 360 gradi. E lei nella sua interpellanza cosa ha chiesto? Nel momento in cui ho appreso che era in corso questa attività di recupero di materiali di escavazione nel sito in questione, ho avuto sicuramente il dovere di interpellare l'amministrazione comunale per avere tutti i chiarimenti del caso, chiarimenti che ancora non mi sono pervenuti, perché penso che la stessa amministrazione sia ancora in attesa di avere
le informazioni attraverso le quali potrà dare esaustiva risposta ai quesiti che ho sottoposto all'assessore, in quanto il mio interlocutore istituzionale, poi a sua volta dovrà chiaramente chiedere ragguagli alle autorità preposte. Nell'occasione ho anche chiesto di poter conoscere tutte le informazioni riguardanti il primo rinvenimento che è stato fatto sempre in zona un anno e mezzo fa, nell'estate del 2014, quando fece molto scalpore il fatto che si apprese anche attraverso le segnalazioni dei cittadini che avvertirono nella circostanza forti malesseri e miasmi, questa iniziativa assunta dalla Guardia Forestale di andare a cercare rifiuti dove non erano ancora stati censiti né sottoposti a indagine, reperendo del materiale inquinante che però onestamente non sappiamo neanche cosa ancora consista e che tipo di provenienza abbia. Io ora, però, se posso rubarle un secondo, credo che a beneficio dei telespettatori valga la pena di inquadrare un po' la geografia della situazione. Però non possiamo fare una... magari una poi cartina, nel corso poi della... Sì, nel corso della trasmissione, okay, poi perfetto, ci torniamo perfetto. Sopra, perché tanto gli argomenti sono diversi. Perfetto. Volevo dire, chiedere al Cuciniello, che ha seguito anche lui questa vicenda, mi sembra che alla fine di tutto ci siano due strade, c'è il discorso bonifica e il discorso messa in sicurezza. Che sia già stata intrapresa una strada che è quella della messa in sicurezza, perché è in atto dal 2011, mi sembra. 2009 è il progetto approvato progetto dal 2011. E che sia impraticabile per ragioni finanziarie il discorso della bonifica. Ora chiedo, è ancora senso chiedere la bonifica oggi oppure no? Perché di fronte, quando si parla di bonifica, dice, ma ci sono centinaia di milioni di euro, è impossibile, bisogna mettere in sicurezza. Il problema sono le leggi ambientali, che sono a nostro giudizio fatte male, perché appunto si dice bonifica a costi ragionevoli, e questo a noi non ci sta bene, perché quando tu fai un disastro ambientale, poi è chiaro, o qualcosa di simile, uno scempio ambientale, poi alla fine l'inquinamento resta, tutti i rifiuti restano lì perché non si possono togliere. Allora praticamente si va avanti così all'infinito. Ecco. Noi l'abbiamo sempre chiesta, abbiamo respinto tutti gli scenari possibili, da impianti fotovoltaici a campi da golf, cose simili, che tra l'altro avrebbero portato cemento, pesticidi, consumo di acqua, eccetera, eccetera. E oggi la continuiamo a chiedere in modo così, per coerenza, perché se i progetti di messa in sicurezza sono stati approvati, ormai non puoi più fare nulla. Ecco. Quindi è un capitolo chiuso, no? Almeno per apparentemente, se siamo in questo ordine di idee, anche questa indagine a cosa può sfruttare? No, può l'indagine deve proseguire, perché riguarda aree che stanno al di fuori della discarica. E comunque poi quello che ho detto vale per alcuni siti, ci sono altri che non hanno il progetto approvato ancora, perché quando si parla di discarica di Pitelli in realtà è tutta un'area dove ci sono discariche e siti industriali dismessi. Ecco, diciamo che alla fine di tutta questa storia, o a questo punto, oltre al danno abbiamo anche la beffa, perché la bonifica non è fatta con materiale terrigeno vergine, ma con materiali terrigeni che opportunamente trattati hanno cessato di essere rifiuti. Noi per esempio ci siamo accorti l'anno scorso che nei volumi residui della discarica, quelli individuati dal progetto di bonifica, e sono 179.000 metri cubi, quindi 220.000 tonnellate, venivano conferiti fanghi da cartiera miscelati a degli inerti che provenivano da un impianto spezzino. E questo materiale emanava un puzzo indicibile, per quello che ce ne siamo accorti. E poi questo conferimento è cessato, ma non perché non fosse consentito fare quello. La legge lo consente, SIC, purtroppo. E quindi però sono cessati perché davano disagio alla popolazione. Ecco. Quindi
tutti questi volumi residui sono equivalgono a altri rifiuti. Poi ci sarà la copertura, no? Quindi andrà lì molto altro materiale. Ultimamente, se posso prendere con un minuto, è stato anche proposto di collocare altro materiale alla base della discarica, nella parte demaniale, una quantità notevole, se non mi hanno detto male, altri 120.000 tonnellate di rifiuti, materiali, di terre, e proprio in un punto dove fuoriesce un tubo che sottopassa le vasche, dal quale era uscito anche delle morchie. E la funzione di questo sarebbe quello di... Sarebbe quella di impedire... Per fortuna il progetto è stato bocciato. Però la funzione era quella di scongiurare eventuali problemi idrogeologici, frane, eccetera, eccetera. Tra l'altro trovare tanto materiale, mi sembra, 121.000... Certo, se parliamo di terre vergini, colonna A, tabella 1, testo unico ambientale, non ce n'è in giro, dove la trovi? Poi c'è una richiesta su più fronti di questo, certo. materiale. E la zona è questa, quella del tubo famoso, no? Adesso non so se si vede. Sì, si vede. Sì. E questo è un'immagine del passato dove fuoriesce appunto del materiale, molto inquinante, sì. Di origine petrolifera, credo. E poi c'è un'altra questione che rientra un po' chiamiamole beffe. Gli scavi che si stanno facendo ora vengono fatti in alcuni tornanti che stanno sopra il campetto, tra il campetto e la sistema ambientale. Quella zona lì, se noi guardiamo la mappa analisi di rischio redatta dall'ARPA, è classificata non contaminata. C'è un punto di prelievo. Sarebbe il colore verde. Ecco, c'è un punto di prelievo, evidentemente non ha dato risultati. Però quella lì è una zona non contaminata. Quella che, tra l'altro, di cui parla un pentito, ex addetto alle discariche di Pitelli, che diceva già a fine 90 che in quella zona lì c'erano stati conferimenti di materiale molto pericoloso. Ci dice, per esempio, che in alcune, i capi di queste che gestiva le discariche consigliava di non stazionare più in un certo, di evitare certi posti e comunque non stazionare in certe aree. Questo fa ovviamente pensare a qualcosa di brutto, non solo rifiuti di origine petrolifera, certamente. Quindi noi, come per chiudere, vogliamo che la forestale, la procura continui, tra l'altro dismettere la forestale è una delle scelte più sconsiderate che si possano fare, e che questa ricerca non solo interessi la parte... Perché dismetterla forestale? Beh, dismettere, accorpare... Accorpare, comunque, fare il discorso di eliminare il corpo, esatto, della guardia forestale. Sì. E addirittura andare nella zona della discarica storica. Va bene, altro che mettere altro materiale. Sondra, ecco, il tuo pensiero su questo rinvenimento di fusti. Intanto questi 30 bei fusti da 200 litri cada uno sono la prova evidente che tutto quello che abbiamo detto in questi anni, il problema non è chiuso, il problema non è archiviato, non è vero che Pitelli è una storia che ci lasciamo alle spalle e non è vero che andare a riparlarne riapre una ferita all'onore della città, come è stato detto in Consiglio Comunale dal sindaco Massimo Federici. Facciamo nome e cognome perché tanto si è girato verso di me a dirlo e c'era, insomma, è agli atti. Quindi diciamo, il problema c'è, non c'è stata solo una discarica, quella di cui si parla da mesi, cioè, lì ci sono decine di discariche e ci sono tanti tornanti in cui è nascosto ancora di tutto. Se scavi, trovi, questo ci aveva detto, l'aveva detto quando l'avevo intervistato, il pentito di mafia, Carmine Schiavone, se scavi effettivamente stiamo trovando. Allora bisognerebbe innanzitutto avere l'onestà intellettuale di capire che il problema non è risolto. Giustamente dici, ma che senso ha chiedere le bonifiche se tanto non ci sono i soldi? Intanto vediamo che cosa c'è nella collina, vediamo una volta per tutte, perché se il nemico lo conosci tanto ti difendi meglio. Potrei anche decidere di non abitare più lì, potrei decidere tante cose, potrei capire un attimo tutti questi fusti che ora sono quasi vuoti dove hanno scaricato, che cosa ha provocato questo materiale al terreno, gli ha fatto bene? Ha fatto bene alla nostra salute? Ha portato dei miglioramenti ambientali? Sicuramente no, possiamo parlare di veleni, sicuramente. Io mi permetterei di leggere queste righe in uno spazio che prendo un mezzo secondo per dire quello che
Il magistrato Francesco Neri aveva detto l'anno scorso, quando è venuto qui alla Spezia, no? Dobbiamo un po' alzare anche il tiro. Francesco Neri sarebbe... Era il magistrato che si era occupato con Natale De Grazia dei traffici spezzini. Anzi, voglio ringraziare Teleliguria Sud, Sara Cadenotti e chi ha fatto i montaggi, perché guardando quella breve scheda già ci si sente cadere le braccia, sentire proprio nel cuore un'oppressione, perché si vede quanto tempo ci è voluto. Perché stiamo tornando a scavare ora, dal 1995, sono passati 20 anni, non si è più scavato dopo che è venuto un procuratore da fuori, Luciano Tarditi, della procura di Asti, e ancora non vogliamo vedere cosa c'era dietro. Come mai si è scavato adesso? Io credo che comunque vada riconosciuto a quei pochi volenterosi ambientalisti sopravvissuti a 20 anni di spregio, di aver insistito, di aver detto a quei pochi consiglieri comunali, mettiamoci cittadini, di aver detto che non era vero che il problema era stato risolto, perché il problema non è risolto. Basta scavare, lì si trova. E mi ha fatto impressione l'altro giorno, quando sono andata a vedere che cosa stavano venendo fuori, insomma, sono passate 3 persone che abitano lì, e vedendo la forestale si sono fermati, uno con un mezzo da lavoro di una partecipata spezzina, sono scesi e hanno detto: sapete che qui ci sono i cinghiali? Ecco, questo dimostra tutto. Cioè, la gente ormai è talmente rassegnata che anziché preoccuparsi nel vedere emergere 30 fusti, chiede: sapete che c'è il cinghiale, che sotto casa, ha chiesto questo dipendente della partecipata, posso venire qua a cacciare, vedo che lei è della forestale. Questo ti dà l'idea, no? Di come, no? Le persone, fino a quando proprio non gli mostri l'evidenza che effettivamente denunciare serve, le persone a un certo punto poi rinunciano. Allora io leggo queste 2 righe e lascio spazio ad altri. Francesco Neri l'anno scorso dice era venuto perché avevamo fatto un convegno sulla figura di Natale De Grazia, e lui ha detto: sono venuto per lui. Tutto mi avrebbe sconsigliato, non si torna sul luogo del delitto, ma l'inchiesta sulle navi dei veleni si è interrotta qui, con la sua morte, e da qui dovrebbe ripartire, dalla rete dei finanziatori. Un'inchiesta del 1989 aveva già svelato che tutte le strade della massoneria portavano alla Liguria. Mi è stato detto che sono un cacciatore di farfalle. Per contrastare questi crimini contro l'umanità, che sono appunto queste discariche, questi avvelenamenti e questi traffici illeciti, ai giudici serve il 416 bis, per punire davvero chi si è costruito patrimoni avvelenando terra e mare. Ecco, vogliamo alzare lo sguardo, vogliamo guardare oltre il singolo fusto e fare veramente un'inchiesta. Che faccia luce su tutto questo? Sarti. Sì, io mi ricollego a quello che hanno detto gli altri e credo che la questione delle bonifiche, è chiaro che se si lascia quella situazione lì della discarica, dei sistemi ambientali e anche delle altre zone, non ci sarà mai la sicurezza che questo non possa arrecare danni in futuro all'ambiente, no? Io credo che la questione delle bonifiche sia una questione centrale per questo Paese e si è scelto deliberatamente di non farla essere una questione centrale. Mi spiego. La CGIL, in un documento di un po' di anni fa, non mi ricordo l'anno, aveva detto che le bonifiche erano un elemento fondamentale per riqualificare il Paese, riqualificare l'ambiente e dare lavoro. Non è stato fatto niente di tutto questo, quindi il problema non è tanto quanto costa una bonifica, il problema è la volontà politica di attuare un progetto nazionale di bonifica dove mettere dei soldi che però poi saranno, diciamo, a beneficio di tutta la collettività, perché hai una risistemazione del territorio, hai togli un problema ambientale e allo stesso tempo dai lavoro. Quindi da questo punto di vista io credo che il fatto che il sito nazionale di Pitelli non abbia prodotto granché derivi da questa volontà, non dal fatto in sé che la zona di Pitelli e la zona mare è stata inserita in un sito nazionale di bonifica. Sono così convinto che non è detto che passando a sito regionale improvvisamente, siccome è più facile la procedura perché ce l'ha la regione in capo, poi anche il comune, eccetera, questo significa un miglioramento, diciamo, delle prestazioni, delle bonifiche. Assolutamente no, è un problema di volontà politica. Quindi, tra l'altro, sulla questione del sito di interesse nazionale c'è stato un ricorso al TAR del Lazio da parte sia della Regione Lazio che di Legambiente e di altre associazioni che sono sul territorio. E per quello che riguarda la parte, diciamo, portata avanti dal TAR del Lazio, il TAR del Lazio ha dato ragione alla Regione Lazio che
vedeva declassificata l'area di Colleferro nel Lazio da sito nazionale a sito regionale. Lì la regione si è opposta e ha detto no, questa è una cosa talmente importante che deve rimanere sito nazionale. Ed è, adesso dobbiamo discutere la questione anche di Pitelli, perché Lega Ambiente ha fatto, diciamo, il ricorso anche per quello che riguarda non solo Colleferro nel Lazio, ma per quello che riguarda anche Pitelli. Quindi, il TAR si è già espresso, diciamo, dando ragione, quindi tutto fa pensare che anche lo stesso qui TAR che sia la stessa possa, orientamento, via. Diciamo, per effetto dello sfasamento, diciamo, della discussione amministrativa, la questione della Regione Lazio è andata avanti per prima. È chiaro che adesso dovrà essere dibattuta anche la questione di Pitelli e della zona del litorale flegreo di Napoli, perché queste erano le tre cose che avevamo evidenziato come Lega Ambiente Nazionale: Colleferro, Pitelli e litorale flegreo. Devo dire che noi nel 2009 abbiamo fatto un esposto per quello che riguarda le questioni delle navi dei veleni, che sono comunque collegate alle tematiche della collina dei veleni, e lo sappiamo benissimo che il porto della Spezia ha avuto la funzione, diciamo, di transito, di scarico e di partenza di materiali tossici, nocivi e di rifiuti. Abbiamo fatto un esposto dicendo alla magistratura spezzina: guardate, c'è questa cosa, perché un pentito di mafia aveva indicato nel Mar Ligure la possibilità di una delle aree dove poteva essere state affondate delle navi di contenenti veleni. Noi abbiamo avuto come risposta, dopo 4 anni, la richiesta di archiviazione, che purtroppo è andata a buon fine, no? Purtroppo per tutta la città, perché i magistrati hanno ritenuto di non procedere, diciamo, nel continuare queste indagini. Salvo poi, diciamo, qualche mese, certamente non riguarda le navi, però è veramente paradossale, no? Che mentre da un lato si archivia, dall'altro lato poi ritornano fuori questioni di un passato che non è mai sepolto. Allora, siccome nell'occasione della questione delle navi dei veleni avranno archiviato dopo aver fatto delle verifiche, probabilmente, secondo noi parziali, tant'è che abbiamo cercato in tutte le maniere di dare degli elementi che però non sono stati tenuti in conto, perché hanno chiesto di archiviarlo, poi sono stati dati dei mesi di proroga, poi alla fine hanno archiviato. Però in quel periodo lì noi, come Lega Ambiente, abbiamo cercato di portare degli elementi per dire no, non bisogna archiviare, bisogna continuare, però non ci hanno dato retta. E poi è venuto fuori che invece, diciamo, la storia di Pitelli, come diceva giustamente la trasmissione, è una storia infinita. Allora, siccome quando è venuta la commissione parlamentare d'inchiesta, il sindaco ha detto che le questioni legate ai rifiuti sono leggende metropolitane, e purtroppo devo dire un pochettino gli ha dato retta anche il presidente Bratti. Siamo rimasti un po', come dire, delusi dalle dichiarazioni che sembravano, diciamo, essere sulla falsa riga di quelle del sindaco, no? Ecco, alla luce di quello che è avvenuto, credo che, insomma, bisognerebbe un po' fare ammenda di quello che si è detto e ridare un giudizio politico un pochettino più equilibrato, perché credo che i fatti smentiscano, diciamo, la ricostruzione che si è fatta. Assessore, il Comune ovviamente sta verificando cosa sta succedendo adesso, immagino, per l'ennesima volta. Questa volta c'è qualcosa di più sostanzioso, sono i fusti, c'è il materiale, ecco. Però c'è l'indagine probabilmente che vi frena. Il sindaco, assolutamente, rispondo subito alla sua poi domanda, poi faccio una piccola valutazione, ma di pochissimi minuti. È logico che quando, come ricordava il consigliere Guerri, quando vi è un'indagine in corso, logicamente le informazioni che come amministrazione vorremmo dare non solo al consigliere Guerri, ma poi a tutti i cittadini, logicamente, rispondendo alle interrogazioni del consigliere Guerri, oggi, come ricordava, non abbiamo quegli elementi proprio per questioni di indagine. Noi abbiamo mandato, come già quando è successo un anno e mezzo fa, degli scavi, una richiesta alla Forestale, all'ARPA, alla ASL, per capire se vi erano delle situazioni dove logicamente l'amministrazione dovesse prendere parte attiva, cioè nel senso di cercare di fare della prevenzione ambientale, ma soprattutto poi dell'ordinanza dal punto di vista sanitario. E questo non è stato ancora risposto, anche perché logicamente la lettera è stata inviata la settimana scorsa, quindi non è stata ancora data risposta, sempre nell'ambito logicamente del segreto istruttorio.
Quindi anche noi attendiamo assolutamente con trepidazione i risultati di questa nuova indagine, e noi crediamo che sia utile nella misura in cui appunto riesca a portare a una chiarificazione di quello che oggettivamente vi è in quel sito. E anch'io faccio appello al fatto che si faccia chiarezza il più possibile, perché è interesse di tutti avere la massima chiarezza. Il sindaco, quando appunto veniva ripreso anche da Stefano in occasione dell'audizione con la commissione parlamentare, faceva riferimento a un primo step di indagini che erano state fatte, dove sono stati trovati logicamente del materiale pericoloso, ma faceva riferimento al fatto che fosse materiale dal punto di vista, diciamo, merceologico conosciuto rispetto a quel sito, nel senso che addirittura nel 2000 ci sono degli studi dell'amministrazione comunale in cui si fa riferimento proprio a quella zona, dove si dice si è fatto un'analisi delle radiazioni per capire se c'erano del materiale radioattivo. Nell'anno 2000, nel 99, vi era un documento in cui si diceva che quando si descriveva quella zona vi era una descrizione sommaria, ma che faceva riferimento anche a comunicazioni che sono state fatte sia attraverso la stampa, mezzi della stampa, sia attraverso delle dichiarazioni delle persone del territorio, in cui si diceva che in quella zona appunto vi erano state stoccate negli anni 70, 60, 70 del materiale che aveva una natura come quella che è stata ritrovata nel primo step di indagine. Ora aspettiamo di capire bene cosa succede in questo momento nell'indagine. Quindi faceva riferimento a quell'aspetto lì. È logico che se ci sono ulteriori informazioni, è logico che se ci sono da parte di persone informate che indicano dei punti dove possibilmente, ipoteticamente ci sono altri tipi di conferimenti, è giusto che si vada avanti, perché è interesse di tutti conoscere la verità. Dico soltanto una cosa sulla messa in sicurezza e sulla bonifica. Quando è stato approvato il progetto della messa in sicurezza permanente, si chiama, della discarica Rufino Pitelli, è stata fatta una valutazione non soltanto di costi dal punto di vista economico e finanziario, ma anche dal punto di vista ambientale, perché lì è una quantità enorme di rifiuto, e all'allora conferenza di servizi del Ministero dell'Ambiente, perché parliamo appunto nel momento in cui questo sito era ancora sito di interesse nazionale, va fatto questo tipo di valutazione, perché voleva dire portare alla luce tutto questo rifiuto e trasferirlo in un altro sito, ma che un'operazione che anche soltanto quell'operazione aveva delle ripercussioni dal punto di vista ambientale. E l'allora Ministero dell'Ambiente, di concerto con ISPRA e di concerto con il Ministero della Salute, aveva fatto membri che sono presenti all'interno della competenza dei servizi, avevano fatto questo tipo di valutazione. Una valutazione che ha portato alla messa in sicurezza permanente della Rufino Pitelli, che è quella più dal punto di vista delle dimensioni più importante, e che appunto si divide in due fasi, come prevede la normativa: una fase sottotelo, che è quella di materiale della colonna B, e invece materiale sopratelo, che è una quantità molto importante di circa 60.000 metri cubi di materiale, che invece è di colonna A. Che cosa vuol dire la colonna A? La colonna A, tanto per capire, anche banalizzare, magari è terra da giardino, ecco, insomma, è materiale dove appunto serve per poter permettere una ridestinazione di quel sito agli usi legittimi, si dice, quindi alla pianificazione. Era stato fatto un conteggio economico all'epoca di cosa costava? Non credo, la valutazione che è stata fatta all'interno della conferenza di servizi, logicamente essendo al Ministero dell'Ambiente, era una valutazione soprattutto di natura ambientale e sanitaria. Quindi questo è il tema. Non è vero che nella pianificazione degli interventi in collina non siano previsti invece degli aspetti di bonifica per come la intendiamo noi, cioè
prendere e portare via. Infatti anche nelle zone come vengono definite verdi, nella caratterizzazione che era stato fatto ai tempi della caratterizzazione del sito, quindi dopo la perimetrazione e da parte di ARPAL su progettazione congiunta con ISPRA, erano stati previsti che le zone cosiddette definite verdi potevano essere liberate, ridestinate quindi agli usi legittimi dopo aver levato la fonte primaria dell'inquinamento, che quindi erano i rifiuti. Poi questo è un altro discorso. Prima di proseguire con la cartina che sì. ci può spiegare un attimo Guerri, noi siamo andati proprio al campetto lì insieme alla forestale e sul sito per vedere un po' la situazione sul luogo. È andata Laura Ivani, che prego la regia di mandare in onda questo servizio, che è stato curato anche da Sergio Diofili. Siamo a Pitelli e quello che vedete qui accanto a me è il famoso campetto dove non più tardi di giovedì scorso sono stati effettuati dei campionamenti, delle analisi a cura del Nucleo Investigativo Centrale di Roma, del Corpo Forestale dello Stato e del Laboratorio Analisi di Rieti. Campionamenti che sono stati effettuati grazie a due strumenti tecnologici, in modo particolare un magnetometro e un rilevatore laser, che hanno il compito di rilevare se in questo terreno sono presenti metalli interrati o metalli pesanti. Queste analisi, questi campionamenti dovrebbero essere pronti entro pochi giorni, ci hanno assicurato dal Corpo Forestale dello Stato. Nell'area del campetto la forestale ha individuato rifiuti di vario genere, in particolare, secondo quanto riportato proprio dalla forestale di Roma a seguito delle prime analisi, si tratterebbe di ceneri, scorie di fonderia, materiali sciolti, intrisi di idrocarburi e oli esausti. Materiali sparsi nei 1200 metri quadri del terreno per una quantità di rifiuti calcolata in diverse migliaia di metri cubi. Ecco, questi ultimi rilevamenti di giovedì scorso sono stati effettuati anche in conseguenza degli ultimi ritrovamenti, lo sapete, ritrovamenti di fusti che sono stati appunto rinvenuti poco lontano da qui, circa due curve sopra lungo la strada per Pitelli, a poche centinaia di metri proprio da questo campetto. Scoperta che però forse non è l'ultima che ci dobbiamo aspettare, perché a quanto ci è stato riferito dal Corpo Forestale, lì sotto quella terra ci sarebbero altri rifiuti, altri bidoni interrati. Al momento però sono in corso le analisi per capire che cosa contengano i 14 fusti che sono già stati prelevati da questa zona. Durante gli scavi a 3 metri di profondità ha individuato un totale di 30 fusti metallici. Fusti come quelli che vediamo nelle immagini, da 200 litri di capienza ciascuno, e che al loro interno, secondo quanto confermato dal Corpo Forestale, contengono un'amalgama densa di colore scuro, maleodorante. Grazie al disotterramento dei primi 14 fusti, il loro contenuto sarà oggetto di approfondite analisi.
Ma c'è un altro elemento preoccupante che è emerso nel corso delle escavazioni. Appunto, durante gli scavi, scavando è emersa dell'acqua. In questa zona ci sarebbe una falda acquifera, anche molto superficiale, che da Pitelli scorre verso La Spezia, quindi verso il Golfo, e quindi molto probabilmente è la stessa acqua che poi finisce nei pozzi che vengono utilizzati per irrigare i campi di questa zona. È un'acqua che, come ci è stato riferito, è un'acqua molto scura e quindi probabilmente è stata inquinata dalle sostanze che sono presenti in questo terreno, come idrocarburi e forse molto altro. E abbiamo parlato di discariche, delle acque, è un argomento anche da affrontare, perché poi c'è anche il discorso delle acque. Qui è una collina, quindi queste acque scorrono, non sa bene i percorsi che fanno. Ecco, Guerri, lei voleva farci vedere una cartina. Questa è una cartina che ci è stata consegnata in occasione di una recente conferenza stampa, quindi di dominio pubblico, ma penso possa essere molto utile mostrarla ai vostri telespettatori. Ecco, cosa vuol dire la vedere? È una rappresentazione di quello che è il quadro della situazione di compromissione ambientale che riguarda la collina di Pitelli in ragione della presenza di molteplici discariche. Ora abbiamo parlato dei sistemi ambientali e della zona del campetto, quindi si tratta di questi due siti, però tutta la zona da Fossa Mastra a Pitelli, passando per Saturnia, le zone militari, come possiamo vedere, è indicata come oggetto di conferimenti di rifiuti, non si sa bene di che tipo, comunque discariche. Poi quindi c'è la discarica RSU di Montemontada, quella di Saturnia. Ne sono classificate 13. E qui, sì, però 14 e 15, poi si fa riferimento ad altre ancora da segnare. Nella fattispecie, approfitto ancora della sua collaborazione, la zona dove sono in corso questi scavi è questa, non so se si può inquadrare, ci sono i tornanti. Sì, vicino con la macchia rossa. Sulla destra il campetto e in questa zona non segnalata sono stati. Quindi questa si aggiunge a quelle già. È tutta una zona questa, ecco, che sta tra la discarica della Marina Militare, il sistema ambientale, il campo sportivo e il piazzale di stoccaggio, che probabilmente richiederà di essere monitorata e mappata. Ecco, questo per renderci conto di qual è la situazione, di perché parlare della situazione ambientale della collina di Pitelli equivale a parlare di una piaga del tutto irrisolta per quella che è la vita della nostra comunità e il futuro di coloro che ci abitano e delle generazioni che verranno, perché sicuramente questo è un problema che la classe politica che c'è stata ha lasciato in eredità alla cittadinanza di oggi. Probabilmente il problema è talmente ampio, profondo e grave che sarà un problema con cui dovranno ancora confrontarsi i nostri figli, i nostri nipoti. Il nostro compito è quello di fare in modo che le future generazioni possano ereditare un territorio bonificato, però se le premesse sono queste, le lungaggini sono tali da rendere sempre più distanti le soluzioni e poi appunto c'è un problema, come è stato giustamente detto da Sarti, di volontà politica, noi rischiamo veramente di non parlare di una storia infinita solo per citare il titolo di un film, ma proprio perché non si vedrà una fine a questa storia in mancanza delle necessarie soluzioni. Allora, per contro, io vorrei leggere una dichiarazione del sindaco Federici all'indomani del declassamento da SIN a SIR, cioè sito nazionale e sito regionale. Cosa dice Federici? La Spezia si pone oggi come modello, un'eccellenza a livello nazionale in tema di bonifiche. Lo è stato per l'area ex IP ed ora con il sito di Pitelli, grazie al lavoro portato avanti, e poi qui c'è un po' di casino, insomma. Infatti abbiamo codificato procedure di semplificazione nel rispetto delle garanzie ambientali e sanitarie che farà a scuola. Ecco, se noi rivedessimo i vari filmati con quello che si è trovato nel sottosuolo, e credo che non potremmo accettare queste dichiarazioni. Io guardi, sono su Cronaca 4. Ma posso anche allora, posso tranquillamente rispondere. Nell'archivio ci sono, è un comunicato stampa, ho detto che era diciamo
riportato all'indomani del declassamento. Poi c'è quelle di Burlando, sono nella solita linea, e poi c'è l'assessore Ruocco che parla di Saturnia, perché questa tra le beffe bisogna metterci anche quella, no? Perché nel piano di riassetto economico finanziario dell'ACAM è prevista la riapertura di Saturnia, si dice, si quantifica anche quando ci si guadagnerà, no? È stato fatto un apposito accordo di programma tra il privato e l'ACAM. E risulta che dal 2015, che è ormai già finito, fino al 2021, verranno conferiti nella ex discarica di Saturnia, che verrà riaperta, la bellezza di 1 milione di tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, perché quella sarà l'addizione della discarica. Cioè non è che te chiedi l'apertura di una discarica per la FOS, la frazione organica stabilizzata, che proverrebbe da Santo Stefano, ma per rifiuti speciali non pericolosi. E quindi lì poi vedremo cosa ci andrà anche alla luce delle nuove normative molto semplificate della gestione delle terre da scavo. Volevo dire ancora una cosa, questa previsione che è nel piano di salvataggio dell'ACAM è data per scontata, cioè nel senso che siccome il progetto poi dovrà scontare sia la VIA che l'AIA, la valutazione di impatto ambientale e l'AIA, l'autorizzazione ambientale integrata, si mette di fronte alle istituzioni che sono chiamate poi a istruire queste procedure al fatto compiuto. Sì. Era stato detto il contrario, no? Voleva rispondere, assessore? No, io mi sono marcato le cose in maniera diligente, aspetto il mio turno. Non vuole accendere? No, io mi sembra che la discussione vada avanti, quindi quando è il mio turno mi marco le cose per non disturbare il dibattito. C'è il problema dell'acqua, degli sversamenti d'acqua, ecco. Si vuole dire ancora qualcosa? Sì, prego, prego. Allora, io volevo dire ancora questo, parlare della metodologia di bonifica. Noi ci eravamo rivolti a suo tempo a un tecnico che era stato anche consulente del Comune, tale Anacleto Busà, che ci aveva detto che per quanto riguarda le bonifiche non è detto che le opzioni siano solamente due, cioè l'asportazione e il tombamento, cioè la messa in sicurezza permanente è un tombamento, no? Sì, chiaro. Poi andrà come andrà, stiamo parlando di geomembrane da 1,5 mm che possono lacerarsi per l'azione sinergica di aggressivi chimici. A questo credo che lo dicano gli stessi. La gente deve sapere, perché messa in sicurezza uno dirà non messa in sicurezza. No, qui stiamo parlando di tombamento. Poi c'è il problema di quello che è sotto le geomembrane, tra l'altro, no? Voglio dire. Poi ci sono che ci sono anche dei siti. Cioè, un certificato di garanzia non esiste in questo caso. No, se mi permettete una brevissima. All'ultima audizione che c'è stata in commissione consiliare è stato detto chiaramente che non si saprà mai che cosa c'è nelle vasche sotto Pitelli, cioè rimarremo a sapere solo quello che c'è sopra. È stato detto chiaramente che scavi lì non se ne faranno più. E lo stesso tecnico del privato, perché poi il tecnico al quale si rivolge costantemente il Comune della Spezia, anche di recente, insomma, si è rivolto allo stesso tecnico del privato, comunque ha fatto presente che si pagano già adesso 800.000 euro l'anno di sanzione europea per la discarica non messa in sicurezza a Pitelli. Quindi noi siamo cittadini, non ci sono soldi, però 800.000 euro nostri vanno di sanzione perché l'Europa ha detto che non va bene che quella discarica lì non sia stata messa in sicurezza. Quindi per ogni anno 800.000 buttati via, che sarebbero potuti andare invece alla messa in sicurezza reale. E poi ci sono questi aspetti, dicevamo prima, anche le promesse ai cittadini. Ai cittadini era stato detto che Saturnia non sarebbe stata aperta più. E qui ce ne sono di dichiarazioni, possiamo andarci a riprendere tutti i sindaci, assessori vari che nel tempo hanno detto questo. Scusa l'inciso. Allora, ci sarebbero altre opzioni, per esempio il trattamento in sito, ex sito, cioè nel luogo o fuori luogo. Per quanto riguarda il trattamento in sito si possono effettuare per esempio degli interventi confinati sotto delle tensostrutture. Siamo ben consapevoli dello stato della discarica di Rufino Pitelli, ma ci sono altri siti come l'ex Ipodec, per esempio, che contiene una quantità di rifiuti inferiore a quella enorme della Rufino Pitelli. Poi c'era anche un'altra questione. Vabbè, la rivediamo dopo, ecco. Assessore. Perfetto.
cosa è? Appunto, ho sentito... No, il fatto del SIN, del SIR, cioè, voglio dire, è un argomento, questo è molto, molto delicato, questa cosa che noi stiamo... non voglio aggiungere qualcosa? Ma no, c'è, no, tempo, prego, c'è tempo, c'è tempo. Del SIN, del SIR, cioè, qua si fa... se si può un attimo divagare. Cioè, sembra che il SIN sia il toccasana e poi invece si dà colpa a quando era SIN. Cioè, si colpevolizza il fatto di quando era SIN. Cioè, in che senso lo dico? Lo dico perché il fatto lo ripeto, il piano della bonifica, messa in sicurezza permanente della cosiddetta sistema ambientale, comunque meglio definita Rufino Pittelli, è stato approvato ai tempi del SIN. Quindi con tutto il percorso che ho provato a dire prima, ma si vede che non è stato abbastanza chiaro. Quindi tutto un percorso che era finalizzato appunto e istruito e approvato, perché lì l'iter tutto era stato finito ai tempi ancora del SIN, quindi era SIN. E ha deciso di fare il Ministero dell'Ambiente, di concerto appunto all'interno della comunità di servizio, hanno deciso di fare quel percorso. Il tema del SIR è che ci siamo accorti, e quindi per quello che posso anche, diciamo, finalmente rispondere, non mi voglio sostituire al sindaco, ma anche perché per la discussione che era stata sviluppata, è che proprio perché non si era visto delle risorse finalizzate alla bonifica di quel sito, e perché i siti sul piano nazionale erano 57, conferenze di servizi ministeriali una volta all'anno, era una situazione che era difficilmente da gestire. A quel punto il fatto che, a differenza di altri, che la normativa nazionale ha mutato assolutamente in maniera drastica, prevedendo soltanto una riduzione, appunto, importante del numero dei siti interessi nazionali, passando ai siti interessi regionali, per noi aveva una valenza di questa natura, cioè di dire, avendo un soggetto istituzionale più vicino rispetto al governo, di avere la possibilità di interagire per poter snellire alcuni progetti che erano ancora in corso di approvazione, tra cui appunto anche l'approvazione della caratterizzazione successiva, progetto di realizzazione della messa in sicurezza permanente per l'IPODEC con delle prescrizioni, di avere un'interlocuzione maggiore e soprattutto di fare poi una pressione politica maggiore per quello che riguardava di evidenziare delle risorse logicamente utili e finalizzate a interventi. Quindi voi sostenevate noi sosteniamo il fatto della bonifica. No, voi sostenevate il declassamento a SIR. No, non è vero. No, cioè, sì, è stato chiesto dal comune. Mi sembra che mi fate parlare. Mi fate parlare, se lei mi consente. Mi fate permetta. Parlare. Pipì, glielo dico, no, io ho capito, l'ha chiesto il comune. Mi fate parlare. No, ma scusa, lei dicesse che sostenete il sistema nazionale, in realtà noi avevamo il tema, lo ripeto. Il SIN e SIR aveva questa finalità. Noi assolutamente è stato un decreto del Ministero che non ha fatto, diciamo, in base a quello che dicevamo noi. È stata una richiesta, assessore? No. No? No, cioè nel senso questa che... è una notizia importante, le chiedo scusa. Il Comune non ha perorato questa causa? Noi abbiamo perorato. Noi... No, l'abbiamo perorato. Certo che pensavamo non che... Non è arrivato un decreto, avete perorato. No, il decreto, il decreto è un decreto generale. Sì, ma l'avete perorato? Non posso parlare, devo chiedere la questione. Posso articolarlo? No? Ho il ragionamento? Sì. Basta dire sì o no se avete perorato. Fausto, posso... oppure devo tacere? No. Noi siamo convinti che la scelta del SIR potesse essere la scelta giusta, ok? Perché? I motivi che ho detto prima. Perché in 11 anni di SIN non abbiamo visto un soldo per le bonifiche. È quello che ha detto Federici, certo, dalla Commissione... Certo. Noi siamo per le bonifiche. Se queste risorse arrivano dal livello regionale, per noi è un risultato positivo. Avevamo ragione ad essere favorevoli al SIR. Se questo non arriva, noi con grande umiltà dobbiamo ridiscutere assieme alla Regione per capire qual è il percorso migliore. Perfetto. Questo è il tema. Posso invece... Poi,
su questo punto intervenire, se non c'è un motivo di dispiacere per l'assessore, perché è opportuno per i telespettatori, anche se magari tra di noi ce lo siamo già detto parecchie volte. Ecco, la mia considerazione, non solo la mia, è che l'operazione del declassamento da SIN a SIR è stato un qualcosa di fortemente voluto dalla classe dirigente, non soltanto spezzina ma regionale, nel momento in cui pressappoco coincidevano, tra l'altro, no? Parliamo del periodo in cui c'era la giunta Burlando, in quanto, e questa è la spiegazione che noi riteniamo debba essere adotta, vi era la necessità di poter creare condizioni di una disponibilità agevole del sito di Saturnia per avere questa cosa qua, Giulio, la possibilità di attivare in tempi ragionevoli questa, il reinserimento del sito nel perché ciclo non puoi, dei rifiuti per la riapertura. Ma no, questa no. Posso leggere questa cosa qui? Nell'ambito, nell'ambito della questa non puoi fare della non è che puoi interpretare quello che questa è la verità. Questo, nel divenire. Nel divenire di questo processo, questo abbiamo ravvisato un forte collegamento. Questo assolutamente no, anche perché posso permettermi. Gli appetiti su Saturnia legati al discorso di Acam. Questo no, perché Saturnia non sarà aperta come... perché dai vincoli col sito. No, ma guarda, questo assolutamente no, questo assolutamente no, perché il tema non è proprio questo, anche perché il decreto che è stato approvato è stato un decreto che non è che va a individuare, a fare un'analisi, diciamo, di pericolosità dei vari siti, cioè non è che dice Pitelli no e Terra dei Fuochi no e un altro sì, ma va a fare una classificazione in base a quello che è stato fatto all'interno di quei siti. E quindi, non rientrando nelle fattispecie di quello che riguarda l'amianto e la lavorazione di alcune altre tipi di lavorazioni legate soprattutto per quello che riguarda il petrolio, lì non era possibile essere dentro la SIN. E quindi è una norma, basta vedere, è un decreto di 3 articoli e quindi non c'è una valutazione dei singoli siti. Allora potrebbe aver ragione anche Guerri, perché in quel punto, se fosse stata una valutazione di pericolosità o meno dei singoli 57 siti e poi su questi dire abbiamo questo sì, questo no, questo sì, questo no, ma essendo una normativa generale dove dice hai l'amianto, sì, allora te sei SIN, non hai l'amianto, te non sei SIN. Quindi questo ha comportato... Non è mica così. No, sì, è così. Le industrie non è solo così. Io vorrei leggere un attimo solo, proseguiamo sto discorso, però prima, visto che c'è un filmato breve, sentiamo un attimo gli abitanti di Pitelli che abbiamo sentito, li ha sentiti Laura Ivani, che ci parla un attimo, era insieme a Sergio Diofili, sono un po' scoraggiati. Sentiamo cosa dicono, poi proseguiamo la discussione. È un continuo via vai di camion qui lungo la strada di Pitelli. Sono quei camion che stanno trasportando terra e roccia utili per effettuare la bonifica di quella che è stata per decenni la discarica di Pitelli. La zona di bonifica è questa alle mie spalle, le immagini parlano da sole, uno scenario veramente affascinante, forse uno dei panorami più belli della nostra provincia, che purtroppo, come sappiamo, per decenni è stato deturpato dalla presenza di rifiuti. E di discariche. Ha saputo dei nuovi ritrovamenti dei fusti? Sì, ne parlavano ieri sera. Io non sapevo che erano lì, però dentro la discarica sistemi ambientali ci sono. Lì ci sono, nessuno ci ha scavato lì dentro, perché tanto è meglio non toccarli quelli. Perché? Lei è preoccupata per quello che potrebbe... Siamo sempre stati preoccupati, è da 20 anni che siamo preoccupati, perché quello lì era una zona che era tutta una pineta e poi è stata 20 o 30 discariche, ci sono, in ogni curva c'è una discarica, che poi dopo l'hanno tutte chiuse con le reti per non farci andare la gente, hanno tutto tappato tutto. A distanza di così tanti anni che cosa può... cambiare, che cosa può succedere? Sono passati tantissimi anni. Bisogna sperare in Dio, perché se succede qualcosa ci sono delle cose lì sotto che se vanno a contatto esplode tutta spezia, ecco. Cioè non è... Noi siamo stati handicappati dal fatto di discarica di Pitelli, che ci ha buttato giù come paese, come ci ha danneggiato parecchio. Però e tutti pensavano la discarica solo a Pitelli, mentre invece ne comporta tutto, perché di lì buttavano giù roba
nel canale, dentro c'è un passaggio dentro al monte dove in tempi di guerra portavano gli armamenti giù a Mariperma e di lì portavano giù roba e poi buttavano in mare. In mare c'è stato dei periodi che c'era tutto morto. Un giorno mio marito è andato sott'acqua, è rimasto traumatizzato, c'erano tutti gli animali morti. Poi c'è stato sul giornale che l'avevano denunciato, c'era un trafiletto piccolo così. Siamo scesi fino al quartiere di Rufino, questa che vedete è via Ugo Botti, siamo ai piedi della discarica di Pitelli e quella che vedete laggiù in fondo, questa piccola struttura alle mie spalle, una volta era una stalla, faceva parte di una piccola azienda agricola dove si allevavano mucche e maiali. Lungo queste colline venivano inoltre coltivate olive, c'erano degli orti che sono stati abbandonati ovviamente intorno agli anni 80, ma poco lontano da qui, a pochi metri di distanza, ci sono orti e giardini dove si continua a coltivare nonostante il divieto che è tuttora in corso. E qua sopra, su questa collina, siamo a Ruffino, all'inizio degli anni 2000 sono state costruite numerose abitazioni, numerosi palazzi, proprio a vista sulla discarica, proprio a pochi metri dalla discarica. A Ruffino, negli orti, sarebbe meglio che non ci fosse, ma neanche i giardini, perché io mi ricordo 15 anni fa, 20 anni, adesso non mi ricordo bene le date, che c'era un dottore che aveva denunciato che aveva trovato una ventina di casi di escoriazioni nella pelle e quindi l'aveva denunciato come epidemia, perché cioè, c'erano stati una decina di casi che erano ancora attivi e poi gli altri si erano già seccati. Quindi andavano nei giardini, prima coltivavano gli orti, poi hanno capito di non farlo più, però anche andando in giardino si ritrovavano, perché rimane proprio, l'abitato di Rufino rimane proprio sotto la discarica. Lei è preoccupata? Preoccupata sì, perché diciamo forse più di noi gli abitanti di Rufino, essendo in discesa, anche se veramente esistono i liquami, dovrebbero scendere. Però anche per noi ci sono tanti casi di persone malate. Se veramente c'è stato dei vapori, degli odori che si sono sentiti, ecco, cattivi odori. Bisogna vedere quanto possano influire, speriamo poco, ma ci credo poco, sinceramente. Non si sa perché o per come, sarà destino o non sarà destino, però è vero che ci hanno preso per i fondelli. Ecco Sarti, ci hanno preso per i fondelli, il problema però è introdotto da queste due persone che abbiamo sentito, da queste due signore, anche il tema della salute, dei riflessi su quello. Ma giustamente, ma tra l'altro sulla questione della salute bisogna dire che il Ministero appunto della Salute aveva messo in campo il progetto Sentieri, dove venivano analizzati appunto i siti nazionali e dove la situazione dello Spezzino era tra l'altro sotto la lente focale del Ministro della Salute con problemi. Poi sappiamo che noi l'indagine epidemiologica che viene fatta nella nostra città e nella nostra provincia è un po' carente, perché è sempre un po' in ritardo di anni, no? I dati che abbiamo sono purtroppo dati di qualche anno fa, non c'è un aggiornamento. Dovrebbe essere ormai, diciamo, online, no? Come si usa a dire, no? Perché credo che nell'era dei computer avere dei dati ancora di 5, 6, 7 anni fa, insomma, lo trovo abbastanza deprimente. Devo dire che invece, mi ricollego alle questioni che sollevava prima l'assessore Davide Natale, non sono stati declassati i siti dove non ci sono l'amianto. Poi sarebbe anche curioso, perché Spezia è una delle capitali mondiali dell'amianto, quindi voglio dire, cioè, se la logica fosse stata quella del legislatore lasciare i siti dove c'è anche, come dire, la presenza di amianto, i cantieri navali della nostra provincia, il problema che... Presidente, scusami Stefano se ti interrompo, che non volevo fare, ma non è che la presenza di amianto che avresti, cioè impianti che trattavano... No. La questione dei siti era siti di una complessità dove ci sono diverse fonti inquinanti che possono, diciamo, dar luogo a un sito di interesse nazionale. Io credo che su questa vicenda, la vecchia normativa, no? Ma ancora quella che c'è ora, cioè tu un sito nazionale, un sito dove hai una molteplicità di problemi, come appunto è il sito Spezzino, io credo che è stato fatto un gioco un pochettino così, come dire,
un po' furbino, no? Di approfittare della declassificazione di siti che magari erano una singola discarica o una cartiera. Hanno declassato la Terra dei Fuochi. Ma hanno declassato la Terra con la stessa logica, con la stessa logica che hanno declassato la nostra. Hanno approfittato di questa cosa, tant'è che adesso la Terra dei Fuochi non lo so, ma per quello che riguarda Colleferro, la regione Lazio, allora cosa sono? Completamente diversi da noi e dalla nostra regione? Beh, sono impazziti che invece vogliono che rimanga nazionale. Quindi credo che bisogna un pochettino dare tutte le valutazioni del caso. Sulla questione dei finanziamenti, bisogna capire cosa vuol dire non sono stati fatti dei finanziamenti. Allora, l'area del sito nazionale e ora regionale è anche l'area mare. Qualche anno fa l'autorità portuale ha avuto una corsia privilegiata per il finanziamento dei suoi progetti, proprio perché i progetti che andava a fare l'autorità portuale nel Golfo della Spezia erano inseriti all'interno di un sito di interesse nazionale. Quindi io credo che i finanziamenti... Però mi sembra che l'assessore abbia già risposto dicendo che è disponibile anche a riconsiderare ma certamente adesso vediamo anche se sarà attivato il ricorso per quello che riguarda appunto Pitelli, perché Colleferro con la Regione Lazio il governo ha già perso da quel punto di vista lì. Speriamo che diano ragione anche a noi, ma tutto fa pensare di sì, perché se si legge la sentenza del TAR del Lazio credo che sia applicabile anche a Pitelli. Detto questo, io devo dire che sulla questione del declassamento del sito se ne sentiva parlare da anni, e lì è una cosa che ronzava, addirittura si parlava anche di declassamento parziale del sito. Quindi è un'idea che i politici della nostra città e della nostra regione hanno in testa, e non solo i politici, anche i tecnici, avevano in mente da anni e anni e anni. Cioè, quindi, credo che l'operazione di agganciarsi alla ridefinizione dei siti nazionali sia stata l'occasione colta al volo per mettere dentro tutto il sito, non anche solamente alcune parti come forse si voleva fare per semplificare, ed è stata una mossa sbagliata perché diciamo derubrica il sito di un interesse nazionale, che non significa solamente il finanziamento, ma di avere una centralità nazionale in una politica delle bonifiche. Siccome Sondra... La domanda che avevo fatto era, non hai finito la frase, siamo usciti dal progetto Sentieri, no? Era certo, questa domanda. Certo. Siamo usciti perché non essendo più... Ora poi, prima di chiudere, ho un altro filmato, siamo andati a sentire la dottoressa Roberta Baldi, che è responsabile della struttura di epidemiologia dell'ASL, che sembra utile sentire cosa dice, per poi andare verso la conclusione. È un'intervista che è stata fatta da Sara Cadenotti e insieme è andata con Davide Morina. L'indagine epidemiologica su Pitelli venne effettuata a ridosso dell'emergenza tra il 97 e il 98. Cosa è emerso? Sì, fu uno studio multidisciplinare e diciamo dal punto di vista sanitario quello che emerse fu come effetti a breve termine, quindi potenzialmente correlati con le discariche presenti nella zona sudorientale, non emerse praticamente niente, anche perché il forno inceneritore al momento dell'indagine era stato già chiuso. L'unico dato che poi meritò un approfondimento invece riguardava l'anemia riferita dalle persone che risiedevano nella zona sudorientale della città, confrontata con la frequenza della solita patologia riferita invece dai cittadini che risiedevano in un'altra area della città, che era quella di Pegazzano, considerata come il campione di riferimento. E, quindi questo risultato, confermato e coerente anche con il dato ambientale che evidenziava come il problema principale dal punto di vista dell'inquinamento riguardava la contaminazione al suolo da piombo,
diciamo, a seguito di questi risultati si propose all'amministrazione comunale di avere uno strumento permanente di monitoraggio della salute. Quello che chiedono i comitati spesso è appunto una ricerca, un'indagine epidemiologica che prosegua, che sia aggiornata negli anni. Che cosa si sta facendo in questo senso? Allora, proprio a seguito di questa emergenza, quindi a partire dal 2002, fu avviato un sistema di sorveglianza epidemiologica funzionale, diciamo, all'inquinamento ambientale. E furono monitorati, quindi a partire dal 2002 fino ad oggi, alcuni esiti sanitari, che sono alcune neoplasie e poi gli esiti sanitari avversi della riproduzione, quindi l'abortività spontanea, l'abortività, diciamo, volontaria però dovuta a malformazioni fetali, i difetti congeniti, insomma tutto quello che è negativo che riguarda la riproduzione. E si tratta di uno strumento descrittivo che però è molto utile innanzitutto per vedere, controllare, diciamo, che nell'area limitrofa Pitelli, che grosso modo coincide con la quinta circoscrizione, insomma ex quinta circoscrizione del Comune di Spezia, non si rilevino degli eccessi per questi esiti, diciamo, di interesse. E qualora, diciamo, questi eccessi vengano evidenziati, allora avrebbe senso invece fare uno studio ad hoc di tipo analitico, in grado di dimostrare un eventuale nesso di tipo, si chiama eziologico, cioè di causa-effetto. Finora, diciamo, per quello che è emerso, diciamo, non sembrerebbe giustificare uno studio, un'indagine ad hoc, però è nostra cura proseguire assolutamente il monitoraggio e una cosa che abbiamo aggiunto, diciamo, nel protocollo di sorveglianza riguarda l'analisi di ricoveri di eventi a più breve latenza. Quindi parliamo per esempio delle malattie cardiovascolari e delle malattie respiratorie. Anche in questo caso si andrebbe a vedere la distribuzione geografica di questi ricoveri in tutta la provincia. E naturalmente un focus particolare è sempre, cioè il nostro occhio è sempre puntato a questa zona sudorientale, perché è quella su cui insistono, diciamo, il maggior numero di fonti di inquinamento puntuali o anche diffuse. Dove si possono consultare questi studi, queste relazioni? Allora, dal punto di vista ambientale c'è il sito dell'ARPAL, che diciamo, ha messo una sezione che riguarda Pitelli. Per quanto riguarda la parte, diciamo, di monitoraggio sanitario, occorre andare su internet, diciamo, nel sito dell'ASL, www.asl5.liguria.it, e nel menu a sinistra bisogna andare dentro il Dipartimento di Prevenzione e bisogna andare nella struttura di epidemiologia. E dentro, nelle attività, si trovano, diciamo, anche la sezione dedicata, diciamo, a questa attività di sorveglianza legata all'ambiente. Al momento, diciamo, praticamente si trovano tanti documenti consultabili o scaricabili. È nostra intenzione migliorare anche questa pagina, renderla migliore, perché ci rendiamo conto che per un cittadino intanto non è facilissimo arrivarci, ecco, a questa pagina. E poi vorremmo corredarla anche di qualche commento in più. Ecco, Sondra, hai sentito, sì, cosa su questo argomento? Faccio velocissima. Il procuratore Luciano Tarditi nel 97 ci colpì come la stessa indagine epidemiologica non fosse stata condotta in relazione alla diossina. L'indagine epidemiologica in relazione ai tumori non fu effettuata. Nelle carte che sequestrammo erano riportati i risultati di un'indagine epidemiologica sugli eczemi. Da allora cosa è cambiato? È stata fatta una sorveglianza. Permettimi, Stefano, non è stata fatta un'indagine epidemiologica, all'epoca e basta. L'indagine epidemiologica andrebbe fatta quartiere per quartiere, via per via, guardando chi abitava lì, da quanto tempo. Ci sono delle interviste che vanno fatte. Quando io ho chiesto alla dottoressa Baldi di questo, mi ha detto che ci vorrebbero soldi per mandare persone. Ora ho sentito che dice che non parrebbe il caso di farla. Io dico di sì. Dico che siccome l'Enel dà, per esempio, tanto per fare un esempio, 4 milioni e 200 mila euro di risarcimento ambientale, anziché usarli come 420 mila euro sono stati di recente stanziati per rifare Piazza Verdi, usiamoli per fare questa indagine. Perché no?
i soldi ci sono, perché non andiamo a fare questa intervista e vediamo, perché vedi, vede signor Rossi, Pausa, ti stavo dando certo. del tu, i dati diffusi per distretti e poi vecchi, l'ha detto Valerio Gennaro, non l'ho detto io, che sono fermi al 2005, questi dati non servono per distretti o per quartieri così grandi, per circoscrizioni, perché in una circoscrizione ci posso andare a abitare io oggi, tu domani, bisogna fare le interviste e vedere se persone che si sono trasferite dove sono morte in quel periodo lì e di che cosa, questo va fatto. Questa è l'indagine epidemiologica, poi mi avevi chiesto dell'acqua, non abbiamo fatto in tempo. L'acqua, ci sono i divieti di consumo dell'acqua dei pozzi e dei prodotti dell'orto, una vecchia battaglia, l'avevamo già detto a suo tempo. Non riusciamo a far avvisare la popolazione, non c'è un manifesto, il comune non lo fa rispettare, l'ASL non lo fa rispettare, non informa le persone. Questi sono dati di oggi, non vado mica a cercare cose, a volte dicono sono storie vecchie, no. Sono fatti di adesso, chiedo di nuovo all'assessore, ci ho provato tante volte, perché non fa fare i manifesti nelle zone dove non si può mangiare questa roba? Sono andata io dalle persone, anziani che mi facevano vedere, sto facendo i ravioli per mia nipotina, con lo zucchino in mano, capisco che sono fatti un po' quotidiani e banali per lei, ma insomma... Per me, invece, io, per chi mangia, io non vengo mica dai parioli, vengo da un paese. I ravioli li mangia anche lui. Io sono di periferia, e quindi vedere sono l'anziano di estrema che mi periferia. Chiede, devo cosa ne faccio di queste zucchine? Io gli ho detto di cuore, cosa ne faccio? Chiedere all'assessore all'ambiente se può mangiare. O la sanità, ma la sanità che è il sindaco, ma non c'era, vabbè oggi le rappresentate due. Perché non fate sapere alla gente che ci sono questi divieti? Allora, il tema che faceva riferimento a lei era il tema dell'acqua, nel piano di creatizzazione vi erano... Sì, è stato sollevato quel problema. Sì, giusto. È stato fatto in un piano di creatizzazione, anche qui approvato ai tempi del SIN e quindi dell'accreditazione del sito, c'erano 21 piezometri che venivano monitorati costantemente, poi proprio per le risultanze che sono state attribuite dai tecnici avevano sempre in coperta di servizio ridotto i piezometri, oggi ci sono i piezometri alla base delle zone di discarica dove appunto vengono ancora oggi controllate le acque. Per quello che riguarda quello che diceva il dottore Sabaldi, io appunto come diceva è stata anche integrata anche su sollecitazioni che venivano da discussioni ampie e importanti con alcune associazioni, il tema cosiddetti dei ricoveri ospedalieri che erano un tema che oggettivamente era un dato che non era stato preso in considerazione, che oggi stanno analizzando e come abbiamo avuto modo di dire entro la fine dell'anno saranno dati che verranno da prima comunicati logicamente come abbiamo sempre fatto alle commissioni competenti per poi essere divulgate già. Ma quando... perché non fate l'indagine epidemiologica? Noi facciamo, come ha detto la dottoressa, io purtroppo non, mi affido ai tecnici, no? A differenza di altri. Mi affido anche al buon senso. No, mi affido ai tecnici. Vede cosa è successo a Taranto, mi consenta. No, ma Taranto è un'altra cosa. Taranto è estremamente un'altra cosa. Qui abbiamo la centrale di un'altra cosa. Soldi. Taranto perché è successo per altre cose, non per la centrale. Ma comunque, perché non la fate noi l'indagine? Posso rispondere? Io dico, mi affido ai tecnici. No? Noi abbiamo la dottoressa Baldi, non il dottor Natale, che ha fatto studi di giurisprudenza, non di natura medico-scientifico, che ha detto delle cose che convincono, cioè detto dalla responsabile della struttura complessa epidemiologica dell'ASL 5, che dice che non lo ritiene, logicamente adesso aspettiamo anche i dati per quello che riguardano i ricoveri, che magari saranno oggetto di analisi, di valutazioni, e in base a quello, se no l'avrebbe già detto quali sono gli esiti di questi studi, che non ci sono ancora, e poi come abbiamo tra già l'altro detto, tanti ricoveri vengono fuori di Spezia, per cui sì, bisognerà però, appunto, aspettare la difficoltà, che... esatto, cioè la difficoltà che poi apre altri problemi, ma insomma la peculiarità di questo territorio è proprio quello che appunto, come diceva lei, ci sono delle verifiche da fare incrociate con altre ASL, e nel momento in cui la dottoressa Baldi dovesse segnalare, quindi la dottoressa Baldi, che vi è anche una collaborazione con l'Istituto Scientifico Tumori di Genova, dovessero segnalare dei dati che a detta dei tecnici, degli scienziati, dei tecnici dicessero che ci sono dei problemi, è logico che dobbiamo sviluppare assolutamente ancora studi più approfonditi. L'idea è quella appunto di comunque avere, sottoporremo poi l'attenzione delle associazioni, di tutte le persone interessate,
quali saranno gli studi, perché sono fatti, come diceva, per comune, in alcuni casi appunto ci sono comuni molto vasti, altri invece comuni un po' più piccoli, altri comuni più periferici, eccetera, e per dimensioni delle ex circoscrizioni. È logico che se si manifestano, lo ripeto, delle problematiche, è giusto andare nella direzione che diceva la dottoressa Baldi. Io ho l'abitudine di oltre che fidarsi di chi svolge certi tipi di lavori, ma quando dai un incarico di attivare un certo tipo di studio, poi anche di seguire le indicazioni che vengono portate avanti. La dottoressa Baldi è una professionista estremamente seria che sicuramente consiglierà la comunità nel migliore dei modi. Iorti, assessore. Iorti. Quella del manifesto. Non mi dimentico. Non volevo mancare alla domanda che ha fatto. Il tema è questo. Ci sono state due ordinanze nel 99 e nel 2006 che sono frutto, adesso non facciamo la storia, ma che comunque prima del 99 è frutto di alcuni studi che sono stati fatti a partire dal 97, che poi nel 2004 è stato dato incarico all'ASL e all'ARPA di mettere insieme ulteriori valutazioni circa gli ulteriori dati che erano stati venuti a conoscenza per verificare se ci fosse ancora o meno la necessità di prorogare da parte del sindaco l'ordinanza o meno su una parte del sito di interesse nazionale, oggi regionale. E nel 2006, era stato il 18 gennaio 2006, è stata emessa la seconda ordinanza su indicazione dell'ASL, che è tuttora valida. E proprio in virtù di una osservazione che alcuni cittadini ha sottoposto all'attenzione sia del Comune che dell'ASL, il Comune poi l'ha sottoposto all'attenzione della Conferenza di Servizi Regionali, che avevano fatto alcune analisi su alcuni ortaggi che avevano, in base ai loro dati, degli sforamenti di piombo in particolare. Era lunga come risposta. Era solo perché non mettete il manifesto. Solo a lei, rispondo anche poi ai cittadini. Ai cittadini, ma gli fa la cronistoria, ma non scusi, ma io rispondo anche un attimino ai cittadini. Ma poi certo, rispondo anche a lei. Ma per carità, l'ultima ruota, lei non è l'ultima ruota, lei è la prima ruota. No. E quindi è stato fatto un ulteriore dato mandato all'ASL e all'ARPA. C'era questo sforamento col piombo. Del piombo. Siccome è stato fatto lo studio invece dall'ASL e dall'ARPA, questo in base ai parametri erano assolutamente rientranti, abbiamo dato anche una risposta al Ministero dell'Ambiente che ci è stato chiesto a riguardo. E abbiamo colto l'occasione per fare un progetto assieme a ASL e ARPA per verificare com'è la situazione attuale, per modificare, rinnovare, integrare l'ordinanza emessa nel 2006. E le ordinanze sono sul sito del nostro... Quindi del da nostro... ieri, le ordinanze le avete messe in questi giorni qua, perché non questi c'erano... Qua, non mi è arrivata la comunicazione dalla dottoressa Nigi, che avevo fatto una richiesta, non c'erano, sono anni che non ci sono. Ma oggi? E non sono nascostissime. Ma perché il manifesto non c'è? I manifesti le metteremo quando... comunque i cittadini... conoscono questo tema, conoscono questo tema. Assolutamente. Dal 2006 che non mettete un manifesto. Quelli che abitano lì da poco come lo conoscono? Ma lo sanno benissimo che c'è questa ordinanza. Ma l'hai intervistato io, tutti? Porta per porta è fatta, allora ti sei costata un bel viaggio a piedi. Comunque, se il problema è i manifesti, si mettono i manifesti. Se il problema è i manifesti sono i soldi. È una mancanza questa qui, dai. Bisogna ammetterlo. Mi prendo l'impegno di fare i manifesti. Allora, l'ordinanza in vigore è quella del 2006. Vigente è quella del 2006. Rinnovata anno dopo anno. Il 2006. Stiamo valutando che è necessario rivederla oppure modificarla, integrarla. Ogni anno è aggiornata. E l'ultimo analisi di rischio di secondo livello dell'ARPA l'ha confermato lo stato di inquinamento. Il tema, proprio per aggiornare, proprio per avere rispetto, per aggiornare la situazione, abbiamo predisposto che finirà nella primavera prossima, perché logicamente bisogna aspettare anche stagione, diciamo così, anche per l'agricoltura propizia per certi tipi di colture, e quindi si
modificherà, integrerà, aggiornerà, rinnoverà nel suo completo a seconda dell'esame che verrà. Una comunicazione porta a porta si potrebbe fare, salvo poi sfruttare gli spazi pubblici. La gente sta mangiando per produrre l'ordinanza in formato tale da essere leggibile. Ora l'uso. Abbiamo ampiamente sforato, però abbiamo ottenuto due assicurazioni, queste informazioni, queste comunicazioni, l'assessore si è impegnato di darle. E poi la cosa importante è che ha detto che riconsidererà il discorso del sito di interesse nazionale. Ecco, che se non avremo i risultati, alla luce di quello che sta succedendo. Di quello che sta, e se non avremo i risultati per i quali noi pensiamo che sia una scelta migliore. Una raccomandazione, ma la fa fare. Sì, nei siti militari ancora non c'è entrato nessuno. Sì, certo. Bisogna ricordare che metà della polveriera di Valle Grande, così come il tiro al piattello, ricadono nel SIR. Oggi, ma anche quando non si, nessuno, noi abbiamo ritirato la richiesta. Non c'è nemmeno la caratterizzazione. Se posso. Fammi finire, però. Ecco, Corrado, scusami. Sì. poi volevo ricordare una cosa su Saturnia, no? Perché sarà detto che non era vero, che era stato cambiato, non si era fatta pressione alla regione per cambiare la sinistra, sì, per Saturnia. Io leggo qua una dichiarazione dell'assessore Laura Ruocco al suo predecessore, che dice: nel ribadire l'importanza del risultato, cioè il declassamento, ha precisato che è ricompresa in questa procedura anche l'area di Saturnia, nella parte non interessata al conferimento di rifiuti. La parte utilizzata come discarica sarà messa in sicurezza. Sarà un sito dove conferire materiali inerti a fini di bonifica, con l'obiettivo di ottenere il riempimento in tempi brevissimi. Sì, perfetto. Questo è l'ordine del giorno che c'è stato approvato in Consiglio Comunale, che abbiamo già discusso altre volte. È, diciamo, una verità molto edulcorata. Un sito di bonifica. Certo. E sulla prima parte, che ti devo interrompere, che mi sono... Ma qui apriamo un altro fronte, militari. Quello dei militari. Quello dei militari, che però, solo telegraficamente, anche di fatti, anche quando io ero stato audito alla Commissione Ambiente del Senato, avevamo posto questo problema, ma soprattutto poi qualche settimana fa, quando è che è stata la convocazione in commissione dell'ammiraglio, che aveva assicurato il fatto che aveva informazioni circa il fatto che, proprio posto alla domanda che facevi tu, che era stata fatta l'accreditazione, che è stata comunicata alla Commissione, se non sbaglio. Però si parlava dell'area dell'arsenale. Ah, della polveriera. Del fondale marino, no, dello specchio acqua. Scusate, ma abbiamo sforato. Vorrà dire che su questo argomento ci torneremo sopra. Tanto non si chiude qui. Intanto aspettiamo l'esito di queste esame, così possiamo avere anche qualche elemento per chiarire meglio la situazione. Vi ringrazio moltissimo di essere intervenuti, ringrazio i nostri telespettatori e vi do appuntamento a venerdì prossimo.